Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui. Come sindaco di Bologna sono molto onorato di aprire questa edizione della lettura. Ringrazio il nostro cardinale Tuzzi per la sua presenza, tutte le autorità presenti, la Fondazione per le Scienze Religiose, tutti gli ospiti che vengono da lontano e che vengono in Bologna grazie anche a questo appuntamento e al lavoro delle istituzioni che sono qui presenti come punto di riferimento. Siamo ormai ad un numero importante di anni dalla morte di Giuseppe Rossetti e in effetti per me come sindaco e come cittadino bolognese davvero un onore aprire questo appuntamento che dal 97 ha merito di restituire a Bologna non solo la memoria ma anche un'occasione di riflessione e più in generale attorno alla figura di Giuseppe Rossetti l'occasione appunto di riconoscere in lui un aspetto fondamentale dell'identità e della storia della nostra città e del nostro paese. In questi primi due mesi di mio insediamento ho colto l'occasione per leggere molti interventi dei sindaci che mi hanno preceduto e quando dico questa frase si è concluito ovviamente nella schiena. Fra questi in particolare non ho potuto non andare a rileggere l'intervento del sindaco Imbeni in occasione della consegna della chiesina Teodoro proprio a Rossetti. Era il 22 febbraio 1986. Un discorso nel quale Imbeni riteneva doveroso riconoscere da parte di Bologna questo importante, la beneficenza, proprio per il contributo di Rossetti all'identità della città. Veniva usato proprio questo termine. Mi hanno detto che in fondo sono il primo paradossalmente a intervenire in questo contesto, e questo chiaramente mi rende di grande gioia. E chi oggi ricopre incarichi di governo all'interno della politica ha sicuramente una responsabilità enorme. Per Bologna in particolare io cerco il possibile di raccontare in particolare alle nuove generazioni quanto il mio non sia un ruolo personale, anche se nella politica siamo abituati a vedere politici che espongono proprio in qualità. Per Bologna in particolare, a proposito di identità, questo è mio incarico, l'incarico di chi insieme a me lavora qui nell'ambito della politica, è un ruolo che rappresenta una comunità, ma in particolare un patrimonio di relazioni, un patrimonio storico, di fatti accaduti, nei quali la Chiesa di Bologna, che lo segue da ruoli diversi peraltro, hanno esercitato sicuramente un'impronta fondamentale. Oggi non avremo una certa visione di Bologna, un modo per stare insieme e di costruire il bene comune se non avessimo avuto stagioni, sia nell'ambito spirituale che in quello politico, di confronto, in cui diceva Imbeni nel riconoscimento a Rossetti si riconosceva un avversario di statura inconsueta, un termine che oggi si potrebbe assolutamente, non userei mai definire Rossetti un avversario, semmai un maestro. A quei tempi i punti di vista erano differenti, i ruoli erano differenti. E nel rileggere anche le pagine di Dozza, sia della sua biografia che della parte dei discorsi, vi è indubbio che allora il mondo funzionava in un modo differente. Leggendo però le parole di questi maestri, come Dozza, come Imbeni, appunto come Rossetti, tante sono le cose che colpiscono. A partire dalle vicende umane, io credo che al di là dei discorsi e delle parole pronunciate, in quelle biografie colpisca oggi, per la mia generazione in particolare, la vicenda umana, chi usciva dalla guerra, chi aveva fatto la liberazione in senso materiale, parteggiando e liberando il nostro paese e la nostra città, tornando poi nella nostra città, come fecero appunto sia Dozza che Rossetti. Rossetti tornò a Bologna nel 1956, ci tornò appunto dopo essere stato un leader, un padre costituente, un parlamentare, avere fatto la resistenza, decise di scegliere Bologna come la propria
caccia, per impegnarsi in un livello più profondo di solidarietà con una terra ricca di fermenti e di contraddizioni. Una scelta che oggi in tanti continuano a fare, a partire dall'onore che abbiamo avuto di avere il cardinale Zuppi nella sua scelta di accompagnarci ogni giorno ed essere il nostro punto di riferimento. In quella città, in questa città, io trovo quell'idea dell'identità, quella cultura della solidarietà che oggi è così poco presente nel linguaggio pubblico, ma invece molto presente nella storia, nelle relazioni e nelle consuetudini di coloro. E questo è un portato politico di una città che è basata sulla conoscenza, sul sapere, il suo principale motivo di attrattività. È dubbio che tanti italiani, giovani italiani, scelgono Bologna per questo motivo. Due immigrati su tre a Bologna sono italiani. Scelgono Bologna per motivi di studio, di lavoro. Scelgono Bologna perché vedono in lei un'identità inclusiva, accogliente. Un'identità molto legata alla sua storia politica e sociale. E in quella costruzione di senso, Bologna è ancora oggi uno dei pochi punti di riferimento, lo è per la mia generazione, e lo è grazie a chi sicuramente ci ha preceduto nelle istituzioni. Dunque, nell'aprire questo incontro, io davvero voglio consegnarvi, più che un ricordo di Dossetti, un messaggio di speranza da parte di chi oggi ha la possibilità di fare il sindaco in un tempo come questo, nel tempo del Covid, della ricostruzione, della ripartenza, in un tempo nel quale la politica sembra essersi rarefatta, in fondo, se la guardiamo da lontano. Ebbene, la speranza che io ho è che, ritornando ai fondamentali, ritornando ai nostri maestri, si abbia la possibilità di ridare forza alle istituzioni, di ridare autorevolezza alle istituzioni, perché l'autorevolezza e la forza delle istituzioni, in particolare dei municipi, è fondamentale per dare forza alle persone. Io ritengo che questa sia la nostra missione, credo che questo oggi sia molto importante. L'idea dei quartieri nasce per dare forza alle persone, l'idea delle consulte popolari, un'altra accezione, nasceva per dare senso alle masse popolari. Ridare partecipazione, ridare senso alla politica attraverso l'impegno delle istituzioni è oggi una scelta, non scontata, anzi. Nel tempo in cui non si trovano sindaci che si candidano nei piccoli comuni medi, in cui spesso la politica viene associata a qualcosa di sporco, io credo che ritrovare il senso di un pensiero non più debole, ma che ha l'ambizione di ritornare ad essere un punto di riferimento, possa essere un grande percorso. E in questo Bologna, nei prossimi anni, vorrà essere protagonista. E lo facciamo insieme agli interlocutori che qui sono oggi e che nel futuro ci potranno accompagnare ancora a partire dalle parole che sentiremo. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.